come prima costruzione la Vespa che faccio io. Allora, monto un amo della Full in Mill 50-50 del 12-10, poi potete arrivare anche al 14. Comunque è una mosca da caccia, per intendersi. Come filo di montaggio sto utilizzando il Power 350 denari, uso quasi sempre questo, o il 25 denari. Poi una cosa che vi consiglio è, quando fate le mosche, prendete sempre dei punti di riferimento per cercare di capire di farle nella maniera più veloce e proporzionata possibile. Ad esempio, io in questo caso so che per poter fare questa mosca mi devo fermare con il filo di montaggio esattamente dove inizia la punta dell'amo. Così facendo, più o meno mi vengono le mosche sempre più o meno simili, prima di tutto, e secondo, non divento matto, perché poi magari a tre quarti di costruzione mi accorgo che tre passaggi prima dovevo farli diversamente e quindi magari devo smontare la mosca o mi devo accontentare di quello che viene. Quindi utilizzate sempre il filo di montaggio, secondo me, come punto di riferimento per cercare di capire dove iniziare, ma anche dove fermarvi, per poi magari fare un nodo di chiusura o per fare altri passaggi costruttivi, in modo tale che magari non arrivate lunghi, quindi andare a coprire l'occhiello, piuttosto che lunghi verso il dietro e quindi andare a sproporzionare quella che è la mosca. Poi, io mi creo questi corpi non solo perché mi piace complicarmi la vita. Questo praticamente sono dei pannelli di foam che io incollo. Non so se si vede. Sono di semplici fogli di foam che io vado a incollare l'un con l'altro, e a celle chiuse, quindi risulta più compatto e c'è un motivo. E in più lo vado a incollare. Una volta incollato lo fustello, ottenendo questo cilindro. Successivamente con la forbice lo vado a sagomare. Vi faccio anche vedere. Lo vado a sagomare. Dopo averlo sagomato, comunque con il taglio creo delle faccette che vado a eliminare andando a scaldare con l'accendino in lontananza il foam, andandolo a strofinare qui sul tavolo. Tutto questo procedimento, che inizialmente sembra una cosa assurda, è vero che allunga la mosca, ma allunga anche la vita della mosca, perché una volta finita questa mosca vi posso garantire che prima che voi l'andate a buttare l'avete già persa, altrimenti non riuscite a distruggerla praticamente, perché l'alternativa più veloce sarebbe questa. Lo vado a fissare così. Il problema è uno, che se lo vado a fissare così, serrandolo col filo di montaggio, al 50% delle volte taglio il foam. Se non lo taglio, creo uno spessore esagerato su quello che è l'amo. Se riesco a far tutto e la mosca perfetta, al terzo pesce qua si taglia, tendenzialmente. Così anche come quelli che trovate in commercio. Quindi perdo tempo prima, ma la mosca è indistruttibile dopo. E il trave è dove poi viene agganciato? Cosa fai? Il trave è un filo del 50. Questo mi serve prima di tutto per non avere spessore sull'amo, e in secondo luogo per rendere indistruttibile quello che è il foam, perché io praticamente inserisco il filo, lo faccio far uscire, scaldo la punta, creo una pallina, metto un goccio d'attack, faccio andare la pallina del filo a ridosso del foam, e così facendo vado a incollare ulteriormente il corpo. È un procedimento un po' lungo, di solito li preparo prima, così che poi quando faccio le mosche sono molto più veloce ad andarle a fare. Comunque il foam è questo, si va semplicemente a fare questo tipo di lavoro, faccio due incisioni lungo il cilindro oblique, una un'incisione più obliqua, l'altra meno, poi se si hanno le forbici che si tagliano si mette 3 secondi in questo modo e già ottengo una bozza. Buco con l'ago, faccio passare il filo, vado a scaldare il... adesso qui non ne ho di filo da farvi vedere, ma vado a scaldare con l'accendino, questo ve lo faccio vedere. Allora, in teoria col nylon cosa faccio? Tengo il nylon e quindi riesco a scaldarlo tutto. Così, per evitare di scaldarmi le dita, vi faccio vedere solamente una parte. Faccio così, poi faccio così e io tolgo praticamente tutte le facce.
Una volta fatto questo procedimento, cosa faccio? Vabbè, questa è una cosa in più che io faccio, giusto per andare a puntinare, a sagomare quello che è il foam sopra. Vado a fissare, vediamo un po' se ho preso, ne ho preso una decente o meno. Tanto se volete ve ne faccio passare una, se almeno ci date un occhio. Cosa faccio? Vado a fissare il filo, praticamente, il nylon. Dove avevo lasciato il filo di montaggio. Potete metterci anche un goccio d'acqua se volete. E poi vado a portarmi con il filo di montaggio verso la curvatura del lamo in modo tale da andare a inclinare leggermente il corpo. Recido l'eccedenza del nylon. Ora qui vado a montare un dubbing, tendenzialmente sono questi i colori, sono molto accesi perché deve essere la mosca attrattiva, e vado a replicare, diciamo, quella parte nera che ha la vespa. È uguale uno l'altro, va bene. Poi va bene anche il picco, che nel senso io utilizzo. Però che dubbing è? Questa è l'angelina praticamente della Techstream. E ecco, preferisco dubbing come l'angelina per il semplice fatto che, essendo leggermente più rigida, io riesco, quando la vado a spettinare, a far uscire le fibre e che mi rimangono leggermente rigide rispetto a uno Spectra Flash o comunque di dubbing più morbidi che si usano per fare i toraci delle ninfe. Vedi che mi interessa proprio questo. Una volta fatto ciò, io vi faccio vedere l'alternativa tra virgolette più difficile, cioè quella di andare a montare le due ali in gallina. Se volete fare prima 5 flash, 5 crystal flash da una parte, 5 fibre dall'altra, avete già formato le ali, insomma. Tanto con o senza ali non cambia l'efficacia in pesca. Se utilizzate la gallina, come nel mio caso, non mettete mai le ali, le due piume di gallina già in proporzione, perché una volta che si bagna la gallina diventa un terzo del suo volume. Quindi non fatevi problemi, perché una volta bagnata poi va in proporzione lo stesso. Vado a fissarne una da un lato. Vado a fissare l'altra dall'altro. Ok, una volta fissate bene, ritorno indietro col filo di montaggio. Potete tenerlo, se volete, non so, copiarlo, che il corpo. Approfitto della proposta. No, no, ma ce l'ho preso. No, l'hai messo sotto la scatola. No, secondo te. Sono pieno, anch'io tranquillo. Poi rivado con il dubbing. Sempre leggermente vaporoso, perché mi interessa questo tipo di effetto. Ok. Poi. Dio.
quel blu lì comunque è veramente bello. Ma devi dare da bagnata, cambia completamente. Si scurisce, le ali vanno in proporzione. Così non è che sia perfetta, ma se te la faccio perfetta da vedere, poi in acqua perde. Allora, poi vado a montare le zampe. Sto utilizzando degli elastici e vi consiglio, se non volete diventare matti, di utilizzare quelli a sezione rettangolare, perché siccome devo andarne a fissare uno da un lato e l'altro dall'altro, sui fianchi, quindi se voi avete una superficie d'appoggio rettangolare farete meno fatica rispetto che una cilindrica. Le facessi due così poi. Quindi ne vado a fissare uno. Come vedete, praticamente col filo di montaggio vado a creare uno spazio proprio per distanziare la zampa posteriore da quella anteriore. E poi vado a fissare l'altro. Ok. Arrivati a questo punto posso già tagliare parte di quelle anteriori che danno solo fastidio. Poi ce la vedo, vediamo se sono un po'. Allora, questo è praticamente del nylon dei ballaggi. Lo vado a doppiare. Lo tendo leggermente. Vado a prendere una paglina. Anche qua il colore della paglina la scegliete in funzione di dove andrete a pescare. Se peschiate negli schiumoni non mettete la bianca, insomma. Poi dei gustibus. Infilo la pallina, vado ad esercitare una leggera pressione in modo tale che il nylon possa prendere leggermente forma. La prendo dall'altro estremo e vado a creare una torsione in modo da formare un involucro nella pallina. La posiziono al centro dello spazio che avevo creato col filo di montaggio e la vado a fissare bene. Non dovete aver paura, perché tanto questa mosca qua galleggia anche quando il peso è attaccato. Perfetto. Poi c'è anche giù là. Sì, puoi lasciarla così anche. Così la vedi. Appunto. Non devi lanciarla, però devi portarla. Sì. Però se la perdi su una pianta la vedi. Appunto. Ok, poi se volete, proprio se volete, andate a colorare la parte bianca. E poi io tingo il camoscio, se no potete prenderlo anche naturale. Questi due colori qua. Adesso vi faccio vedere come metterli in una pinza. Allora, io ho cercato di studiare questa cosa che serve per unire praticamente più materiali all'interno di un'asola, o direttamente o tramite una pinza. Oppure utilizzate fondamentalmente due pinze. Magari in un procedimento vi faccio vedere con questo, nell'altro con l'altro, almeno avete due alternative. Allora, facciamo prima con questo, che sono due materiali uguali e più semplici. Allora, io cosa faccio fondamentalmente? Premo il primo materiale con la pinza. Così. Ditemi se fino a, perché non vedo fino a che punto prende il. No, vedo tutto. Qui lo vedi? Ah, no, il camoscio, no, no. Qui vicino. Se no lo.
Prova ad andare un po' indietro, che vi faccio vedere questo. Un po' meno. Vai. Vediamo se... No. No? E adesso sono molto lontano. Così. Ok. Allora, prendo il primo camoscio e lo metto nella pinza. Lo taglio ed è qua. Prendo il secondo camoscio. Può essere un piede canale, può essere quello che volete, eh. Lo rimetto sopra la pinza in questo modo, mi appoggio sul tavolo, recido, prendo l'altra pinza, vado a pinzare il tutto, mollo, adesso ce l'ho tutto di qua ma nel verso opposto, lo riprendo e ce l'ho per fare l'asola. Non è difficile, bisogna farlo qualche volta, insomma. Lo vado a distribuire. Ecco, il consiglio che vi do è questo. Nel dubbio mettetene sempre meno. Meno vuol dire quasi la metà di quello che pensate. Perché in qualsiasi tipo di montaggio in asola che voi andate a fare, il materiale deve muoversi, non deve solo far galleggiare le mosche. Il camoscio difficilmente, come primaria importanza, dà la galleggiabilità, ma dal movimento. Oltre a essere un materiale comunque galleggiante in quanto cavo. Il movimento, per far sì di dare il movimento, le fibre devono essere leggermente distanziate, come in qualsiasi metodo di costruzione, può essere anche uno streamer deluccio. Se le fibre sono troppo compatte, risulta essere un artificiale a spinning e non un artificiale che pulsa. Così anche il camoscio. Quindi, piuttosto, nel dubbio, fate un'asola più lunga, con poco materiale distribuito uniformemente, che un'asola tendenzialmente standard, come può essere la misura della pinza, ma con il materiale, troppo materiale concentrato, perché tanto questa non ha bisogno più di galleggiare, ha bisogno solo di avere del movimento in più, che magari gli elastici in acqua calma non danno, né tantomeno, ancora meno il foam, diciamo. Arrivati a questo punto qua, creo l'asola, e per non avere impicci, o meglio per risparmiarvene in parte, io faccio così, in modo tale che vado a escludere gli elastici dall'asola nel momento in cui vado ad esercitare la torsione. Mi faccio due giri, 2/3 giri, in modo tale che blocco l'incrocio dell'asola, vado a inserire il camoscio. Lo vado a distribuire e inizio la torsione, che comunque li va a prendere lo stesso, ma facendo così. Ok, arrivati a sto punto, vado a stropicciare leggermente un po' di più il camoscio e lo vado a pettinare tutto verso un lato. E inizio con l'avvolgimento. E mi porto con il filo di montaggio in corrispondenza dell'occhiello. Due, tre giri, lo dovete vedere voi, poi a seconda del materiale che mettete, prima della pallina. Non andate a spingere troppo la pallina verso l'occhiello, sennò ve lo andrà a chiudere, a otturare. L'ultimo giro, gli ultimi due giri, a seconda se siete stati abbondanti o scarni in quelli precedenti, cosa fate? Se è l'ultimo giro deve andare a passare davanti le due zampe, in modo tale che me le tiene un po' più aperte. Se invece dovessero essere due giri, il primo giro dietro alle zampe, il secondo andate a aprire le zampe, lo andate a verificare a seconda di quanto spazio rimane ancora per arrivare all'occhiello. Quindi in questo caso possiamo fare tranquillamente così, completare il giro, e quando avete sempre un'asola o comunque del materiale che non è un dubbing ritorto sul filo, quando andrete a
assicurare il filo all'amo, non andate mai a girare il filo di montaggio così e basta, se no metà delle fibre che avrete in corrispondenza del filo le andrete a imprigionare andando a creare poi o un nodo grosso così o andare a chiudere l'occhiello. Se io mi sposto zig zag, passo in mezzo alle fibre o a molte delle fibre dell'asola, non le vado a imprigionare e mi tengo l'occhiello libero. Allora. In questo modo. Poi, annodatore, quando fate il nodo con l'annodatore non mettete mai l'annodatore così, perché in questo caso il problema è limitato, c'è tanto di quel materiale da questa parte che comunque il nodo bene o male si ferma lì. Se fosse una mosca delicata e eterea, molte volte andando a mettere esattamente orizzontale l'annodatore, cosa succede? Che il nodo mi va a finire sopra l'ala, ma la va a chiudere. Quindi utilizzate l'annodatore in senso obliquo in modo tale che il filo non se ne va dove vuole lui, ma siete voi ad indicare dove si fermerà il filo, in questo modo, o da sotto o da sopra. Arrivati a questo punto andiamo a tagliare gli elastici. Ciao, ciao. Ciao. Sia davanti che dietro. Io dietro le taglio così praticamente. Che bisogno? Avevo un ripasso. Eccola qua. Forse ci siamo già visti. Adesso ve la faccio passare.